Allora signori, in diretta dalla Bowling Arena di Bagheria, col Danox, Don Miterli, Titra K lo Zamici, Sorchi 21. Don Miterli scassino. Don Miterli scassino, già si vanta che ha il telefono bello, ora lo prendiamo allegnato. Miriam Mattinato, la partita è cominciata. Amore, vieni qua, fatti inquadrare. Cosa ne pensi? Chi è favorito? Ho vinto. Guarda, ho vinto. Centro, 2,21 metri. 2,21 sono alto 1,63 93 di over. 93, 94. Anche nel bowling. Fortissimo. Grande amore. Adesso tocca a Giulia. Hai chiuso, che fa? No, sì, ha chiuso la porta. Zero per... no, un punto di Miriam, ma Alessia a 6. Allora andiamo poi, presenteremo un po' via via le tattiche che useranno i nostri ad ogni campioni. Mi piace un calcio in culo da Mitè. C'è penitenza, grandissima Giulia, qua comincia fortissimo. Zero. Dobbiamo carburare allora, Giulia. Cosa stavamo facendo? Stiamo per trasmettere cose turche. Sorci va a scegliere con cura, è davvero un campione. Va a scegliere con cura le palle. Ce n'è una sola di sceglie con cura le palle, lo possiamo dire. Lui con le palle. Sceglie con cura le palle. Grandissima Giulia che conclude la mancia 0-0, si conferma ultimo. Guardiamo il tiro di comincia Don Miterli. Aspetta un attimo, aspetta. Passiamo alla telecamera per inquadrare Don Miterli. Don Miterli può cominciare, adesso vediamo il tiro di Don Miterli. È il primo dei uomini, grande tiro. Grande! Bravissimo Don Miterli. Inaugura anche all'altra pista, sei un grande. Quale? Ero buttato ogni sabato qua. Grandissimo Don Miterli. E comincia ero ogni sabato qua. Sono un campione, vi batto. Comincia al solito Don Miterli. Vuole allora, probabilmente farà 0-0 tutta la partita, vediamo. No, attenzione, questo è buono. 3, no, dai, 3. 4 secondo me. 5, ancora di Don Miterli. Ancora secondo, tocca a Danilo. No, tocca a Danilo. Tocca a Danilo. Che cazzo c'è da fare? Ciao, saluta. Allora la tattica è si comincia con la demolizione con la palla 13. E allora la palla va a finire in pista 12, attenzione. Ecco, bravo. L'hai demolita la pista, Dani, l'hai demolita. Cioè andiamo, facciamo 12. Poi 11 andiamo. Prendi quella da 2 kg, Dani. È sicuro che arriva. Quella da 8. Grande Danilo, 2, 2. Da 4, da 4. Ancora la prima, sì. Vai, vai. Alessio, Sorci al primo tiro vince 200 euro, guarda, sono sicuro. So, lo sai che devi fare, Sos? Scommetti strike primo marcatore, lo prendi sicuro, vai. Strike primo marcatore. Un tiro da 2000 euro, occhio. Ha chiuso, un po', chiude la bolletta. Olè! Strike primo marcatore preso, 200 euro. Hai visto, Sorci? Ora di noi io. Tocca allo zio. Dai, ve l'hai preso. L'hai preso là. Strike primo marcatore. Oh, dimmi c'è, guarda in telecamera e dici qual è la tattica. La palla di Sorci è fortunata. Tocca le palle di Sorci, attenzione. Portano bene. Lo zio non è da meno. Chiudalo zio, grandissimo. Non dobbiamo dire con quella palla. Le palle di Sorci portano bene. La bolletta pure io. Minchia, domani ti do 200 euro. Va bene così, che il primo round è chiuso con Sorci e Di Michele in fuga, mi devo concentrare a presto. Ci vediamo all'ultima manche. Allora, siamo al turno numero 5. Questa è la classifica. Mi tremano le mani e ci vuole qualcosa che le sostenga. Domenica è dietro. Sottolineo che aspettava che andava in vantaggio per mostrare questo skin. Lo zio chiude, mamma mia, lo zio fortissimo. No, anche a split totale. Lo zio se la gioca contro Sorci. Zio, cosa vuoi dire a caldo? Ora la metto dentro. Ora la mette dentro, proprio centrale. Sorci, stai andando in fuga? No, la partita è ancora lunga. Non voglio. È il gol di Di Michele. Gol di Di Michele, la palla passa proprio al centro. Quindi la va adesso. La va già annunciata. Quindi Sorci, come ti dicevi? La partita è ancora lunga. Vedremo solo alla fine quale sarà il risultato finale. Vuoi salutare qualcuno? Saluto tutto il pubblico da casa, qui dalla Bayern Arena, è tutto. Grazie a tutti. Vediamo Alessiuccia Terranova, la sfortunata sorella di Domenico, non mi tengo.
fa uno. Raggiungiamo televisivamente lo zio Mitch. Lo zio, che è successo? Cosa è andato storto in quel tiro? La palla era centrale, devono cadere 1-1 come per i Fradici. E invece attenzione, attenzione a rivedere alla moviola, è successo qualcosa. Che è successo, amore? Ma sono gote due, in realtà ne segno 8, cioè dice che sono gote dopo che sono. Incredibile, da rivedere con Graziano Cesari. Bravi. Alla moviola. Attenzione Miriam, grandissimo tiro. E sto filmando. Aspetta, devo entrare il dammi te. Cosa ne pensi? Tu che volevi, che partivi favorito, che dicevi che giocavi ogni sabato, che sei il più forte del mondo. L'ho detto, giocavo ogni sabato però 3 anni fa, quindi come l'avevi detto prima. No, l'ho detto. Adesso Dommitelli è ultimo, attenzione. Sono ultimo, insieme a Giulio. C'è una partita davanti. Io darsi che può succedere di tu. Faccio tutti strike. Può essere che d'ora in poi Dommitelli fa. Chiede al cameraman di registrare l'ultimo tiro. Ora mi lasci. Per me la cipolla. Allora vi salutiamo con questi risultati parziali. Abbiamo Alessia 30. Allora aspettiamo Giulio. Aspettiamo tutto il quinto round, allora. Va bene. Vediamo tutti i tiri in diretta. Maggiore promette lo strike. Grandissimo tiro di Giulia. Giulia saluta. Grandissimo tiro di Giulia, fortissimo. Sicuramente non ha preso dal fidanzato sotto. Che osserva interessato. È contento perché è primo in classifica. Occhio, però il tiro è buono. 8? No, 7. 7 di giro. Va a 30. Attenzione a Dommitelli, il più importante. Osservato speciale Dommitelli. Lo zio Micci in momenti tenero. Non andiamo a disturbare con la telecamera. Zio Micci e Tenerone. Vediamo Dommitelli, il più forte del mondo, grande! Pierre Bono! È troppo poco! Grandissimo colpo di Dommitelli! Perché tu sei una schiaffa? La uso quella viola, la usa nessuno! Attenzione, Dommitelli va di viola in onore al serbo Nick Mitro. Occhio, il tiro è buono! Chiude Dommitelli! E si è... Cosa vuoi dire, Dommitelli, con questo tiro fantastico? Non vaffanculo. La voce ti riprendo io. Ti rifarò, Ora ci sono io. Rifarò. Perché sarei a... Attenzione, sceglie la palla blu. La butta fuori! No, uno... Minchia, ditta da munizione. Guarda come si mette, è cattivo, guarda. Ah, Pierre Bonron! No, ho fatto fare il canestro. Right. Imprecazioni varie che si leggono nel labiale. Ah. Imprecazioni varie. Che ne pensi? Raccontami, è commento a caldo. Mi sento bistrattato da questo buio. Le palle, i birilli non cadono. Io di so. I birilli non vogliono cadere. I birilli non cadono, ragazzi. C'è qualcosa che non va. Che cos'è questo AF che avete schiacciato? No, siete voi. L'amore sta iniziando a registrare. Ah, sulla scheda. No, sempre sulla scheda. Vediamo Sorci da vicino. Grande Sorci. Gran gol. Sorci da grande bomber prende la porta. Si ferma a 48. Diciamo che Sorci è in fuori. Oh, sono solo 9 punti, però posso recuperare. È l'ora del sorpasso. Giulia, sei ultima in classifica, come ci si sente? È contento. Emoluccio, tu sei outsider, cosa ne pensi? Penso che ancora la partita è aperta. Oh, sono di nuovo davanti a te di uno. Golfi, stanno lasciando gol. Occhio, 0 di Andrea Borron. Di Andrea Borron, ti prendo il volo. 0-0-0-1.
4, 5, tiro da 6, 5, 4, 48, sei ancora primo. Ci salutiamo, ci vediamo all'ultimo round in diretta, sempre qui dalla Bowling Arena. La prova lei. Alessio va di 8. Guardate che scandalo. Ora andiamo a vedere la classifica, siamo all'ultimo round, siamo per cominciare l'ultimo round e qua si decide la storia del bullying bagarese. Lo zio intanto si presenta all'ultimo con... È sopra di 3 da me il Domiterio. Aspetta, 7 Domiterio. Ci avviciniamo, andiamo a vedere il tabellone. Siamo alle porte dell'ultimo round, Alessia 54, Milan 76, Giulia 62, Domenico 70, Danilo 70, 82 Salvo e 73 Alessia. Tiro di... Stava quasi per provare l'ebbrezza dello strike, si arrabbia. Deve chiudere, deve soltanto appoggiarla in rete. Occhio, la concentrazione gioca brutti scherzi, si può. Arrabbiatissima, torna, sei spogliato. Tocca a Miriam che è l'unica contendente al titolo per Sorci. Anche se lo zio... Qua si gioca... No, vabbè, si gioca tutto, con lo strike può basta. Occhio. Occhio, peccato! Poteva tenere aperta la partita, se chiudi poi è un altro tiro. Vai Miriam. Sorci, come ti senti, Sorci? Hai paura? Attenzione Miriam! No, non chiude. Solo l'illusione della possibile vittoria. Chiude a 85, chiude a 85. Tocca a Giulia adesso. Allora Giulia può pareggiare con Alessia sbagliandoli tutti e due, attenzione. Può capitare. Non succede, ma se succede, non succede, non succede. Chiuda Giulia. Si assicura così il penultimo posto. Oh, intanto 60. Intanto può superarmi. E anche noi. Non succede, ma se succede. E tira svogliata e quindi arriva penultimo. Penultimo. Fondamentale, Dommy Terry. Faccio un ghigno di felicità, ma non lo faccio trasmettere. Non mi devi promettere la chiude, lui è il più forte di tutti. Mi mette in difficoltà. Sono in difficoltà. E adesso tocca proprio a maggiore. Ci stiamo cagando sotto. Lo sbaglia la grande, lo sbaglia. No, cozzo! Che cazzo! Non è entrato il canestrino, mentre è ultimo, che pure me. Io vorrei tirare il telefono, io lo voglio tirare. Ciao, dammi te! Ciao, dammi te, perdi sempre, dammi te! Vero! Tutto al titolo! Con calma! Siamo calmi! No, questa è di porta sfiga! Di porta sfiga! Andrea Borroni!
maggiore, inaspettato, inaspettato, ma c'è lo zio. Ricorso, voglio fare il ricorso. Ultimi due tiri. Sorci. Dai Sorci. Sei di Sorci. Forse ci sarà, oh, ci sarà un'altra partita, facciamo, no? Non si sa. Di Miceli si ritira. Sorci chiude, no, no, no. Sorci si ferma. 104. È il voto di laurea, so. Lo zio Mitch. Vedere se lo zio Mitch si prende o no il podio. Io il podio ce l'ho assicurato ormai, il terzo posto minimo. Ma mi dice ha bisogno del la pressione, uno. Se ne va a 74, ha bisogno di una chiusura. Attenzione lo zio Mitch. Vuole il podio a tutti i costi. Vuole il podio a tutti i costi lo zio Mitch. A casa fate silenzio. Va di precisione qua. Ma mi sa che si ferma quarto, 80 punti lo zio Mitch. Quarto. La classifica dice Sorci strapotere che chiude la bolletta come sempre. Maggiore secondo all'ultimo. Al terzo posto Miriam. Al quarto posto lo zio a 80. Quinto Tommy Terry che alla fine ha fallito miseramente. Settimo. Sesta, che siamo? Sesta, Giulia. Senti, la moruccia mia che sei. E ora mi lascio. Che devi contare la partita? E vi saluto. Che devi contare? Dammi un bacetto, moruccia, però. Dai. Ciao ragazzi. Che devi contare la partita? No, va a culo. Allora, lo zio, qui con me c'è lo zio Mitch. Buonasera. No. Qui con me lo zio Mitch che poco fa è arrivato quarto. Come l'hai presa questo gol, questa classifica? No, abbastanza bene, sono stanco, quindi ci sto. Certo, dopo una giornata di lavoro, un po' di hobby, ci può stare. Al parco come va con i tuoi amici? Benissimo, si vince. Sorci, fortunato sia nella vita, nel gioco. Sorci ha il culo più aperto, più grande di una porta aerea. Ti ha detto, ha promesso che paga lui il bullying per tutti. Sì, paga Sorci. Attenzione, Miriam vuole confermarsi al terzo posto. Non chiude, non chiude. La partita sembra essere cominciata come poco fa, con Alessia sempre ultima e Miriam che si riconferma con 9. Adesso tocca a Giulia, che secondo me farà un 6 punti, tu che dici? Poi che dite? 6 punti per me Giulia. 3-5. Fuori. Intanto qua c'è uno. Deve fare 5, no? Questo, non è questo. Brava! Va bene, la partita è cominciata da poco, io direi di salutarci e poi ritrovarci al quinto round con gli aggiornamenti. Miriam saluta con il suo terzo posto, la medaglia di bronzo. Un Tommy Terry sconsolato. Per lui solamente un quinto posto. Questa la vinco, questa cazzo sarà la porta puttana. A chi se la vince, a chi la dedica? Al canto. Al canto. Occhio! Occhio che Giulia chiude, avevo detto 6, invece chiusura e va in fuga subito Giulia. Non ci sta, non vuole il sesto posto, adesso vuole qualcosa in più. Vedremo, tocca a Tommy Terry. A dopo. No. Ho ripreso le reazioni. Sono qui con Tommy Terry che è arrivato ultimo. Si è sacrificato. Ma nella stessa partita ciò che ho giocato. In questa partita in prime due azioni niente, 0 punti, quindi già di merda. Allora ho deciso all'ultimo di tirare il giro e di far vincere la mia squadra. Cosa ne pensi di questa prestazione di Tommy Terry, che era più forte di tutti? Seconda! Se andavo so sia nei giochi che nella vita di Michele Appunata, seconda! Sorci, tu sei un mostro del male. Dici qual è il tuo segreto sia nel bullying che nelle bollette. Allora, il segreto è una dieta sana. Non andare mai fuori dai limiti. Grazie Salvo per questo intervento. Vorrei dire un'altra cosa. Non mi devi scandalosissimo. Vorrei dire un'altra cosa. Allora, mette col segreto un po'. Ci rifarò nel basket. Ora c'è il basket.
Salutiamo così con Don Mitelli che ci saluta con 50 miseri punti, meno della metà di Sorci. Lo zio Mitch 101, grande zio. E